Sinner conquista Cincinnati, schiacciante vittoria su Tiafoe e quinto titolo stagionale. Yannick Sinner continua a far parlare di sé non solo nelle notizie sportive, ma anche nel mondo del tennis internazionale, con una prestazione eccezionale che lo ha visto trionfare al torneo ATP di Cincinnati. In finale ha dominato l'americano Francis Tiafoe, chiudendo il match in due set e portando a casa il suo quinto titolo stagionale. Prima di proseguire con la cronaca dell'incontro, ricordati di iscriverti al canale. Questa vittoria rappresenta anche il suo terzo successo in un Master 1000, dopo i trionfi a Toronto nel 2023 e a Miami nel 2024. La finale, giocata nella notte italiana tra lunedì e martedì, ha visto Sinner imporsi contro un Tiafoe determinato, in un match che ha attirato l'attenzione non solo per il suo valore tecnico, ma anche per alcuni momenti virali. Il primo set è stato equilibrato, con l'americano che ha resistito fino al tie-break, ma l'italiano ha mantenuto la calma e ha chiuso 7-6. Il secondo set ha visto invece un dominio totale di Sinner, che ha vinto per 6-2. Questa vittoria ha anche un sapore speciale per il tennis italiano, poiché Sinner è il primo italiano a conquistare il prestigioso torneo di Cincinnati, un risultato che entra di diritto nelle notizie di attualità. Inoltre, il numero uno al mondo arriverà agli US Open 2024 come testa di serie numero uno, consolidando il suo ruolo di favorito per il prossimo Slam. I numeri e la continuità di Sinner. Yannick Sinner, con questa vittoria, ha confermato il suo status di campione, guadagnandosi il 15° titolo della sua carriera su 19 finali disputate. Questo trionfo rappresenta il suo quinto successo stagionale, un'impresa che lo rende una delle figure più dominanti del panorama tennistico attuale. Il match contro Tiafoe ha mostrato la sua capacità di gestire la pressione, soprattutto quando l'americano ha cercato di metterlo in difficoltà nel primo set, arrivando a ottenere una palla break sul 4-4. Sinner ha risposto con autorità, portando il set al tie-break, dove ha prevalso con freddezza. Nel secondo set ha accelerato il ritmo e ha chiuso il match in modo netto, dimostrando una volta di più la sua maturità e concentrazione. Un fuori programma divertente quando il gossip diventa virale. Al termine della partita, mentre Sinner posava sorridente con il trofeo, si è verificato un episodio che ha catturato l'attenzione del pubblico e degli appassionati, andando oltre la semplice cronaca sportiva e sfociando nel gossip. Protagonista del simpatico momento è stato proprio Tiafoe, che con grande spirito sportivo ha deciso di rovinare la foto ricordo apparendo dietro Sinner e mostrando il dito medio davanti alle telecamere. Il gesto, lungi dall'essere offensivo, è stato accolto con risate dai presenti e ha generato uno dei classici momenti virali che in pochi istanti ha fatto il giro del web. Questo simpatico episodio ha chiuso in modo leggero e divertente una giornata trionfale per Sinner, il quale, con il suo successo a Cincinnati, si prepara ad affrontare gli US Open 2024 da protagonista, pronto a riscrivere nuove pagine nella storia del tennis mondiale. Con questo trionfo a Cincinnati, Yannick Sinner sembra finalmente tornato in piena forma, pronto a regalare nuove emozioni ai suoi tifosi nei prossimi tornei. Cosa ne pensate? Sinner è destinato a dominare anche agli US Open o ci saranno altre sorprese? Diteci la vostra nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale. Grazie!